Ciao a tutti e bentornati nella cucina di De Spar per un nuovo appuntamento con il progetto Sapori del nostro territorio, versione natalizia. Oggi volevo portarvi nelle valli bellunesi a fare un viaggio, ma soprattutto a fare una ricetta. Casunziei all'Ampezzana, quindi chiaramente il nome ricorda Cortina, ma in realtà Val di Zoldo e tutta la valle bellunese è una ricetta tradizionale. Parliamo di una ricetta povera, a base di rape rosse, un po' di rapa bianca, delle patate ed è una pasta ripiena. Abbastanza semplice, ma al tempo stesso gustosa e interessante. Direi di iniziare a prepararlo insieme. Iniziamo a preparare il ripieno di questo raviolo mezzaluna. Rape rosse, una barbabietola rossa che andrà bollita almeno un paio d'ore in acqua e sale. Faremo in modo che sia la base, alla quale poi aggiungeremo un po' di rapa bianca, sempre cotta e bollita, come faremo separatamente con le rape rosse, quindi un altro paio d'ore anche per questa, in un'altra pentola, sempre acqua bollente e salata, e aggiungeremo un po' di patata. Una volta cotti tutti gli ingredienti, lessate tutte le nostre basi per il ripieno, andremo a mescolarli insieme. Grattugeremo proprio in questa maniera e grattugeremo all'interno di un colino che ci aiuterà a togliere completamente l'acqua. Chiaramente potremmo utilizzare la bollitura come abbiamo fatto noi o addirittura la cottura al vapore. L'importante è appunto che l'impasto che otterremo, la farcia della nostra mezzaluna, del nostro casunziello, sia la più asciutta possibile. Quindi una volta fatto questo processo andremo come a scolare a ottenere l'impasto più asciutto possibile. Ed eccolo il nostro impasto una volta pronto, ma più asciutto è chiaramente meglio sarà il nostro casunziello. Ci aggiungiamo semplicemente un pizzico di sale, lo porteremo alla giusta salatura, e una macinata di pepe. Assaggeremo che sia buono di sapore e andiamo a preparare la pasta per fare appunto i nostri casunziei. Preparazione della pasta, molto semplice, molto anche tradizionale se volete. Farina di grano tenero, in questo caso tipo zero, e uova. Ogni 100 g di farina andremo ad aggiungere un uovo, quindi questi sono 200 g, e faremo due uova. Impastiamo, se riusciamo lasciamo riposare la pasta almeno un'oretta in frigo in modo da aumentarne la parte glutinica e poi andremo a tirarla con la nostra macchina. Pasta pronta, andiamo alla macchina. La pasta più sottile sarà, migliori saranno i nostri casunziei. Ci aiutiamo con un coppapasta, potrebbe andare bene anche un bicchiere. Facciamo dei segni appunto sulla pasta, come vedete. Ci diamo una spennellata per renderlo leggermente umido, quindi va benissimo anche acqua, non serve uovo. All'interno, come vedete, mettiamo un po' dell'impasto che abbiamo preparato. Come avete visto, facciamo un bel segno dove abbiamo precedentemente messo il ripieno e andiamo appunto a chiudere i nostri casunziei in questa maniera. La tradizione adesso vuole l'uso di una forchetta per la fase finale, quindi faremo questo tipo di lavoro. Ora, in base ai nostri commensali, andremo a preparare per tutti. Acqua bollente salata, i nostri casunziei sono pronti, andiamo ad immergerli e a fare la cottura. In base allo spessore della pasta, e come vi ripeto, più sottile è, più buoni saranno, ultimiamo la cottura in acqua, direi un paio di minuti. E come vuole la tradizione, il condimento lo faremo direttamente nel piatto. In questo caso uso un parmigiano, ma alcune tradizioni vorrebbero anche la ricotta affumicata, ben cosparsa sopra. Non può mancare del papavero e del burro fuso a finire il piatto. Non ci resta che andare a tavola. Vedete anche il bel effetto che può fare da un punto di vista cromatico la rapa rossa con il giallo della pasta e il papavero. Piatto della tradizione, ideale per le giornate di festa.
non mi resta che abbinarci un vino. Siamo rimasti in montagna, lago di Caldaro. Io vado a tavola, approfitto per un grande augurio di un Natale in salute e in serenità da parte mia, di Giovanna e di tutto il team che c'è dietro a questo progetto, e alla prossima ricetta.